Il manuale di psicologia dello sviluppo e dell'educazione, curato da Caravita a Milani e Trafficante, può essere acquistato o in formato cartaceo oppure in formato digitale sulla piattaforma Pandora Campus. Si entra quindi nel sito www.pandoracampus.it e si può procedere con due alternative. Chi sceglie di avere il libro a stampa troverà all'interno un codice che dovrà inserire in piattaforma nell'apposito spazio. Questo consentirà di avere per 12 mesi l'accesso gratuito anche all'edizione digitale e alle relative risorse. Chi sceglie invece di acquistare il testo solo in formato digitale può cercarlo nel sito digitando autore o titolo e procedere quindi con l'acquisto a tempo mensile o semestrale. Ricordiamo che ogni volume contiene un capitolo di prova gratuito per un mese, che permette di sperimentare la lettura e le funzionalità di piattaforma senza spesa e senza consumo di codice. Acquistato il volume o inserito il codice, troverete i testi nell'area I miei libri, che sarà la vostra biblioteca virtuale. Dalla Home Libro si entra nel vivo del volume. Si consulta l'indice con capitoli e paragrafi cliccabili. Nella sezione Risorse sono presenti materiali aggiuntivi per la didattica e lo studio, slide per docenti, esercizi per studenti. Nella sezione Strumenti sono presenti gli apparati finali del volume, come glossario, riferimenti bibliografici e indice analitico. Ogni libro presente su Pandora Campus ha la possibilità di essere ascoltato attraverso un lettore vocale, a paragrafi o interamente. Il font di lettura può essere modificato, ingrandito, per chi soffre di dislessia è disponibile un font Open Dyslexic che converte tutto il libro e rende più agevole la lettura. Lungo il testo sono presenti delle parole in rosso, affiancate da un fumetto. Sono le voci di glossario con immediata definizione a pop-up, che permette di approfondire lo studio senza uscire dall'ambiente di lettura. Le tabelle lungo il testo si possono ingrandire e salvare. Si può evidenziare, prendere appunti o fare domande. Sulla destra troviamo la barra degli strumenti, da cui è possibile accedere alle risorse e agli esercizi di ogni singolo capitolo. Gli esercizi sono a risposta multipla, si possono svolgere infinite volte e in caso di risposta errata viene suggerito il punto del testo dove ripassare l'argomento. Attraverso l'area test è poi possibile creare dei test personalizzati, scegliendo domande miste da capitoli e paragrafi diversi. Si può scegliere la tipologia, il numero di domande e avere un timer per simulare una prova di esame. Un'altra modalità per ripassare è data dalle flashcard. Le voci di glossario viste in precedenza sono raccolte in vere e proprie card, dietro le quali viene data la definizione. Se non ci si ricorda il tema specifico, viene sempre suggerito e rimanda a tutti i punti del testo in cui si parla dell'argomento. Ricordiamo che anche su Pandora Campus puoi utilizzare la 18A. Sperando che queste informazioni vi siano d'aiuto, vi auguriamo buono studio con Pandora Campus.